Sono Samuele, ho 19 anni, frequento il liceo scientifico Giuseppe Peano e sono di Monterotondo. Sono Sara, ho 18 anni, anch'io vengo da Monterotondo e frequento il liceo scientifico Giuseppe Peano. Io e Samuele stiamo insieme da un anno. Ci siamo rimessi insieme durante la DAD. Ragazzi interrotti. 2. La prima volta che ci siamo rivisti è stato il primo giorno di libertà dopo la quarantena. Non ci vedevamo veramente da tanto ed eravamo diversi entrambi. Io ero dimagrita tanto, lui aveva i capelli e una barba allucinante. Tu sembravi piccolissima, ricordo bene questa cosa, che eri bassissima. Però è stato veramente bello rivederci dopo tutto tanto tempo e sembravamo persone diverse. Ci siamo salutati a distanza, almeno all'inizio. Non sapevamo come comportarci. Ci stavamo uno di fronte all'altro, ci guardavamo senza dire senza avvicinarsi, senza allontanarci, non sapevamo come fare. Poi alla fine, prima di andare via, davanti a casa mia, mi ha accompagnato fino a su e io l'ho abbracciata. Perché nel dubbio, forse la cosa con meno contatto relativamente. E però è stato importante, perché quell'abbraccio è stata la prima volta che toccavo una persona, non appartenente alla nostra famiglia da un mese. E questa è stata la prima volta che ci siamo rivisti. Settembre è cambiato, che pensavamo che fosse più o meno finito tutto, e in realtà ci siamo ritrovati un'altra volta divisi. E non da una DAD completa, ma dalla DID, vabbè. Ovvero 50% in classe e 50% a casa. E purtroppo facevamo parte di due gruppi differenti. E abbiamo sofferto molto questa cosa e la nostra fortuna è stata che quando poi siamo tornati un'altra volta in zona rossa, quindi tutti quanti in didattica a distanza al 100%, per poi ritornare di nuovo divisi in gruppi, siamo riusciti a farci mettere nello stesso gruppo. Noi ci siamo rimessi insieme dopo la quarantena, in realtà, perché abbiamo preferito ufficializzare la cosa di persona. E diciamo che la distanza e comunque il periodo abbastanza pesante che abbiamo vissuto tutti ci ha fatto capire forse quanto avevamo bisogno comunque l'uno dell'altro per darci forza, per sentirci vicini. Diciamo che in quel periodo tutti quanti siamo rimasti soli e avere una persona con cui condividere questa solitudine un po' ti dà la voglia di alzarti la mattina e entrare in video lezione. E sapevamo che vedevamo questo l'uno nell'altro, noi non in altre persone, non a qualsiasi altra persona. Per questo poi abbiamo cominciato a fare anche le cose più normali collegate a distanza. Per esempio, per un periodo abbiamo seguito una serie TV insieme. E ci allenavamo insieme. Esatto, sempre in videochiamata. E anche altre cose normalissime. A volte studiavamo anche insieme. Studiare. Tra i tanti retroscena dei problemi della pandemia c'è anche questo piccolo particolare dei giovani, di noi ragazzi, che non abbiamo più un luogo in cui stare tra noi. E noi, come dicevo, abbiamo avuto la fortuna di trovare sempre un posto, un luogo in cui stare. Però è logico che sappiamo che per altre coppie, per molte coppie, può essere stato molto difficile. Anche perché non si poteva neanche più stare tra noi due, neanche per andare a pranzo fuori o a cena fuori, perché ci sono sempre state più restrizioni. Non si poteva neanche più uscire a fare un aperitivo. Noi ci troviamo sempre nelle nostre case, casa mia o casa sua. Noi abbiamo case comunque che ci permettono di avere abbastanza spazio anche con i nostri parenti in casa. Noi siamo stati interrotti la prima volta, che abbiamo iniziato già interrotti, e poi siamo stati interrotti soprattutto con la seconda quarantena. Ci sentiamo un po' ragazzi interrotti. La maturità, sinceramente, fa paura, come è giusto che sia, però se devo essere sincero, nel mio caso perlomeno sarei stato molto più spaventato in una maturità normale che in una maturità come questa. La paura dell'esame di maturità rimane lo stesso, perché
anche se hanno levato gli iscritti, comunque durante il percorso scolastico ci sono state indubbiamente delle mancanze. La cosa peggiore è che ci hanno portato via gli ultimi 2 anni di liceo, cioè la parte divertente degli ultimi 2 anni di liceo. Quando finalmente ci eravamo riuniti un po' come classe. E poi invece si è distrutta completamente. Non è scuola, non è quella scuola. E un po' ci manca. Com'è andata? È andata bene. Sì, è andata bene. Sono divertente. Superata la maturità andrete all'università. E allora che ricordo di scuola avrete? A me è piaciuta, io mi sono trovato bene e poi soprattutto nella scuola ho conosciuto Sara, quindi... Tutti rimpiangono un po' il periodo del liceo, gli amici, gli amori. No, siamo felicissimi comunque di come è andato il nostro percorso. Cioè, speriamo che finisca bene. Gli ultimi sforzi.